sarà una vera parata di star della canzone e di personaggi televisivi, quella che vedremo in campo domenica 31 marzo al Mancini di Fano per la partita di calcio tra la nazionale italiana cantanti e la nazionale delle Poste Italiane. Insieme per l'autismo, l'evento benefico che vede ancora una volta la nazionale cantanti esibirsi nuovamente a Fano a 3 anni di distanza dopo il successo del 2016 che fece registrare il tutto esaurito allo stadio fanese, confermando l'amore incondizionato di pubblico verso questa formazione sportiva che in oltre 30 anni di storia ha racimolato la ragguardevole cifra di 92 milioni di euro in 540 esibizioni e conosciuta attraverso Rai International da 970 milioni di spettatori al mondo. Tornare in una città che ti ha aperto le porte, che ti ha sostenuto, che ha mostrato i suoi valori etici, il suo impegno, è per noi quasi, non dico un dovere, ma è un piacere e un dovere nello stesso tempo. Perché riconoscere a chi ti è stato vicino, a chi ti ha sostenuto, a chi comunque ha contribuito ad una grande raccolta fondi 3 anni fa, credo che sia giusto ripartire, iniziare la nostra attività 2019 proprio da Fano. Per Fano un biglietto da visita ed una visibilità mediatica non da poco, in quanto senza colpo ferire sarà grazie allo spot trasmesso sulle reti Mediaset in tutte le case degli italiani. E questo evento con la partita del 31, ma in realtà c'è un ritiro per 3 giorni, i cantanti della nazionale si fermeranno nella nostra città, sarà una bella festa dedicata anche alla giornata dell'autismo, una contaminazione e un coinvolgimento di tante belle figure con un messaggio positivo e forte rivolto all'integrazione e alla solidarietà, un bel momento per la città di Fano, ma soprattutto foriero anche per altre progettualità che renderanno Fano sempre più protagonista. Bocche cucite sulle star della formazione che scenderà in campo alle 15 di domenica, ma certamente il suo presidente Paolo Belli ci sarà assieme ad una new entry, il ballerino ed attore Raimondo Todaro, che arriverà domenica direttamente da Ballando con le Stelle. Come si allena un ballerino per una partita di calcio? Beh, ci si allena ballando, appunto, quindi poi tra le altre cose sia io che Paolo Belli. Il sabato sera saremo in onda su Rai 1 a Ballando con le Stelle, quindi finiremo la puntata, finisce sempre a 1 di notte, poi viaggeremo per arrivare qui a Fano, arriveremo alle 4, alle 5 della mattina, quindi in campo saremo proprio attivissimi. Però l'importante è esserci, aspettiamo lo stadio ovviamente tutto esaurito e mi raccomando per passare una bella domenica tutti insieme e soprattutto fare del bene.